Vandalizzazione nel Parco delle Madonie, scritte di protesta contro la realizzazione di un osservatorio astronomico di altissimo valore scientifico, sono apparse sulla cartellonistica dell'ente. Sulla vicenda interviene il presidente dell'ente Parco delle Madonie, Angelo Merlino. Condanniamo con fermezza questi gravi atti vandalici che danneggiano il nostro parco, commenta. Da sempre siamo stati aperti al dialogo e al confronto con le associazioni, con i movimenti e con tutti i cittadini. La tutela del territorio, ricordiamo la nostra ferma presa di posizione contro la realizzazione del deposito nazionale per le scorie nucleari, è la nostra missione primaria. Nulla che possa turbare l'habitat e il paesaggio del nostro parco sarà mai tollerato. Nulla sorge nel nostro parco, specie nelle zone di massimo rispetto ambientale, senza aver esperito tutte le valutazioni necessarie. Per questo, tali atti precludono un sereno dialogo e danneggiano entrambe le posizioni sull'argomento in questione.